Professora, ce l'è accusato di vilipendio, perché ha deciso di partecipare questa mattina a questa sorta di processo che si è scenata qui al Tempo di Adriano? Evidentemente hanno individuato il mio caso come un caso di rischio di mala giustizia, perché finora è mancato solo il carcere, e che però deve far riflettere sulla presenza di un reato anacronistico. Io sono un lettore del Fatto, tutti i giorni ci sarebbe materiale per poter aprire indagini sul vilipendio. Io credo che il capo dello Stato, che deve essere tutelato, può essere tutelato non col vilipendio, con l'autorizzazione ministeriale, con gli ermellini in campo, ma con una semplice querela. Tale si sente quello che paga un po' per tutti. Non so se me lo sento io, mi pare un dato oggettivo però. Ce l'ha con Mastella? No, veramente è stato Mastella che ce l'ha avuta con me, perché il processo l'ha autorizzato lui a me, non io a lui. Io mi sono già espresso pubblicamente contro il reato di vilipendio, esattamente nella ratio stesso di un reato che è imprendibile, che crea chiaramente cittadini di serie A e cittadini di serie B. Mentre Storace viene abolito per aver detto delle cose, un giudizio molto pesante sicuramente nei confronti del Presidente della Repubblica, contemporaneamente il Presidente della Repubblica viene accompagnato da parole come boia, come altre ben più pesanti, e lì non accade nulla. Perché? Perché c'è qualcuno che può stabilire in quel momento, a quella data ora e in quel contesto politico, che il vilipendio c'è oppure non c'è. E qui si svolge anche il paradosso, se me lo consente. Un fascista convinto, come Francesco Storace, che a distanza di anni è vittima. È una legge borbonica, questo infatti io l'ho detto nell'intervento, non è una legge fascista, perché il tema riguardava la tutela del re, non del duce.